Contro Azzurro. Torniamo in diretta 19:24, amici sportivi azzurri, restate in ascolto perché adesso vi farò sentire una voce a voi molto, molto, come dire, che ricorderà dei bei tempi, non troppo lontani, ma sicuramente creerà qualche emozione. Ha segnato da pochissimo 2 gol, insieme a lui un altro amico di Radio Lady e dell'Empoli ha segnato 1 gol. Io saluto e ringrazio per la sua disponibilità Igli Vannucchi. Buonasera Igli. Ciao Giacomo. Allora Igli, sto guardando il tabellino di Spezia Ravenna, recupero della prima divisione. Allora, al 15° su rigore Vannucchi, poi al 35° Pedrelli, al 18° del secondo tempo Vannucchi per il 3-0, poi ha pareggiato, cioè ha accorciato le distanze Maggiolini sempre su rigore del Ravenna, e ancora hai ceduto, credo, il dischetto del rigore al 29° a Luca Saudati per un altro penalty segnato, quindi 4-1 dello Spezia. Sì, giustamente. È andata così? Non, gli hai ceduto la tripletta? Diciamo che Luca, ma come mi ha guardato, non ci ho pensato 2 volte. Insomma, abbiamo vissuto tutte e 2 la stessa esperienza di star fuori circa quasi 5 mesi. Esatto. Quindi ritornare al gol è uno spettacolo. Primo gol per Luca Saudati, tu avevi già segnato, ci sono delle immagini sul sito dello Spezia davvero belle. Ti sei tornato con un entusiasmo forse che è da un qualche tempo che non avevi, può essere? Almeno a vedere la foto, Da 5 mesi. Da 5 mesi. Pensavo comunque di più, perché ti vedo proprio rinato. No, stavo bene anche prima e sto bene anche adesso. Senti, allora, insomma, lì c'è mezzo Empoli, perché con Pane in panchina, tu e Luca che state andando alla grande, credo che sia un bell'ambiente, no? Poi lo Spezia ha una tifoseria molto molto calda, il Picco lo conosciamo, anche se l'Empoli non ci va a giocare da tanto tempo, però è uno stadio fantastico per giocare a calcio. Sì, diciamo che si sono creati tutti i presupposti per far bene. La società mi ha fatto subito una grande impressione, lo spogliatoio è composto di gente seria, l'allenatore è preparatissimo e in più ho ritrovato un compagno di squadra che abbiamo fatto grandi cose insieme, quindi la speranza di poter ridisputare una stagione ai vertici, insomma, siamo fiduciosi di poter far bene insieme. Allora, stavo guardando da quando ci siete voi due. Lo Spezia ha giocato 3 partite, 7 punti su 9, quindi 2 vittorie e 1 pareggio, e prima, insomma, le cose non andavano per niente bene, poi è arrivato anche Pane, insomma le cose si stanno sistemando e state salendo di classifica in maniera interessante, avete 15 punti, quali sono gli obiettivi? Volete venire a fare a giocare da ex a Empoli? Sarebbe un bel obiettivo. Per ora la cosa importante è correre come stiamo facendo, che le partite soprattutto al Picco sono spettacolari perché il pubblico spinge al massimo e poi, insomma, la prima divisione è un po' diversa dall'altra categoria e quindi ci vuole molta più sostanza e la qualità viene in un secondo momento. Con che numero giochi, Igli? Sono un 11. Infatti ti guardavo, ma ti sei tagliati i capelli? No, stanno ricrescendo. Ecco. Praticamente l'evoluzione dal capello corto, ora lo facciamo riallungare per un po' e poi dopo lo ritagliamo. Adesso siete domani riprendete l'allenamento, giusto? Oggi sì, domani mattina, sì. E poi c'è il posticipo, quindi un'altra gara importantissima, Spezia Monza. Il Monza come è messo? 3 punti sotto di voi, voi siete sì, a 15 in Monza. Messo sotto di noi, ma abbastanza, cioè molto corta la classifica. Il campionato è equilibratissimo e quindi ci vogliono prestazioni d'altissimo livello per poter far bene. Ecco, voi che avete, insomma, bazzicato abbastanza la Serie A e poi comunque avete giocato tanto in Serie B, che ne pensi di questa prima divisione, così ora i primi tre approcci, queste prime 3 partite? È veramente tosta, sinceramente, non credevo che ci fosse un agonismo del genere e credo che io e Luca siamo stati veramente bravi a buttarci dentro a testa bassa, perché
ci siamo ritrovati a combattere in mezzo al campo, a picchiare, insomma è veramente un campionato molto diverso dalla Serie B. Senti, allora, che estate hai vissuto? Perché tu sei uno che prende le cose con molta filosofia, non si fa troppi problemi, giustamente pensi alla famiglia, alle tue passioni e vivi il calcio e questa professione in maniera così, per certi versi, distaccata, anche se poi sei un grande professionista. Però penso che non sia stato a 32 anni un bello stare, perché l'altra sera vedevo per esempio che il Genoa ha vinto grazie a un gol di Milanetto che ha 34 anni, un Igil Vannucchi ci potrebbe tranquillamente stare. Ma quello sono vicende che la vita ci riserva, però ci siamo sentiti anche noi, se ricordi, durante certo. l'estate, e sinceramente l'ho vissuta con grandissima serenità, perché vabbè, ero deluso da una parte che non avendo squadra eccetera, comunque avevo dall'altra parte la famiglia e la mia passione, quindi avevo più tempo libero per dedicare alle mie cose principali, e con un orecchio stavo a ascoltare un po' il mercato con la speranza di trovare una squadra, però alla fine per filosofia non mi abbatto e vivo la situazione sempre con il giusto equilibrio e la giusta certezza. Senti, pensi che davvero possa essere un'avventura importante questa con lo Spezia? Che ambiente si respira? La società credo che dopo queste tre bei risultati ci sia anche un ambientino molto più entusiasta, e lì l'esaltazione porta sicuramente buoni risultati, soprattutto in casa. Sì, la società è ambiziosa e ha interesse nel giro di qualche anno a tornare a grandissimi livelli. E le due vittorie adesso portano entusiasmo. Spero che lunedì sera il Pippa, insomma, gremito di persone, perché da Facebook mi arrivano già messaggi di tifosi che insomma cercheranno di riportare il picco a grandissimi livelli, perché è una tifoseria veramente eccezionale, e quindi spero di poter condividere insieme anche al pubblico una stagione di vertice, anche se non è semplice, perché veramente l'equilibrio è incredibile. Senti, e del Castellani, di quest'Empoli che mantiene ancora l'imbattibilità, 14 gare, 4 vittorie, 10 pareggi, sono quinti in classifica, buon entusiasmo, squadra che gioca bene, Coralli che segnano tanti, insomma, come lo vedi la miglior difesa del campionato? Io credo sia un'evoluzione nata dallo scorso anno. Lo scorso anno abbiamo dimostrato, abbiamo fatto vedere cose importantissime, però c'erano ancora delle lacune che sicuramente quest'anno sono state colmate, e hanno trovato un equilibrio che gli permette di raggiungere certi obiettivi. E quindi, nel senso, non è una cosa nuova vedere l'Empoli a quei livelli. Adesso c'è l'Atalanta, tra l'altro io ricordo perfettamente il tuo gol in Serie A l'anno della retrocessione con Malesani in panchina a Bergamo. Sì, grande gol, mi ricordo, bellissimo. Sì, al volo. Peccato per il risultato, però diciamo che quel gesto tecnico lì ha un pochino rincuorato la giornata. Ma lo segui l'Empoli, Fabbrini che sta piano piano esplodendo, anche lui in Under 21, ti ricorda qualcuno? Fabio, come dicevo l'anno scorso, ha un percorso lungo da cavalcare, e quindi l'anno scorso aveva già dimostrato quel che sapeva fare, quest'anno sta trovando più spazio e sta dimostrando che è un giocatore che diventerà molto importante. Allora, adesso dei giocatori che non sono più nell'Empoli, Marianini sta facendo cose grandissime col Novara primo in classifica, l'Empoli l'ho appena affrontato, Lodi è a Frosinone, tu e Saudati siete lì, manca Tosto che l'abbiamo sentito pochi giorni fa, lui è ancora fermo, ancora non ha trovato squadra, si sta guardando intorno, non ha questa esigenza, anche perché ha un'altra età, però secondo me se la Lucchese gli facesse un'offerta, lui forse a due passi da casa ci andrebbe a giocare. Che ne pensi tu che vivi Lucca da vicino, insomma? Sicuramente potrebbe tentarlo, perché insomma
la Lucchese anche in questo momento avrebbe anche bisogno, e probabilmente lui potrebbe dargli una grossa mano anche sotto il profilo dell'esperienza. Quindi se, la Lucchese, se gli farà un'offerta, probabilmente potrebbe essere accettata, però di più non saprei. Il tuo amico Moro cosa ti dice, che abitate a due passi? Ma Moro sta vivendo una situazione avendo il bimbo piccolo, quindi è un attimino... Ti chiede consiglio, visto che tu sei un esperto. Io ora vado per il terzo, quindi sono già molto esperto e gli posso dare qualche dritta su come gestire il bambino, sicuramente. Il triplete è in arrivo, via, anche per i Grivannucchi. Sì, perché probabilmente sarà anticipato, perché è talmente smanioso di venire fuori che è cresciuto più del previsto. Ah, ma sempre anticiperà di un mese la nascita. Sono i pesci che mangiate a casa Vannucchi? Sono i pesci di altissima qualità che... L'omega 3, crescere. L'omega 3. Bene, bene. Igli, guarda, in bocca al lupo a te, a Luca Saudati, ovviamente. Viva anche ad Alessandro Pane, Davvero. Sicuramente riferirò. Io spero che questo diciamo incontro da ex non ci sia, ma puoi immaginare perché? Perché auguro allo Spezia di salire, ma anche all'Empoli di fare il salto e quindi non incrociarsi. Sarebbe perfetto, sarebbe ecco. un bel traguardo per entrambi. Bene, bene. Grazie Igli, davvero. Grazie a voi. Ciao, ciao Igli. Ciao Giacomo. Forza Spezia, forza Spezia. Grazie. Ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. Igli.